Parliamo di quadri legislativi e nuove priorità per il governo del territorio. In un contesto come quello che stiamo vivendo di vivacità normativa da parte delle regioni, che in realtà ci lascia un po' perplessi, questo è un tema di grande attualità. Abbiamo Andrea Arcidiacono, Politecnico di Milano, Carlo Alberto Barbieri, Politecnico di Torino, Fabio Terribile, Università degli Studi Federico II di Napoli, quindi qua Napoli oggi è rappresentata, e Anna Marson, IUAB di Venezia. Io partiamo dall'Arcidiacono. Oi, mi raccomando i tempi. Poi se vediamo che c'è. Grazie. Dunque, l'ora è veramente un po' tarda, siete stati veramente tutti molto pazienti a rimanere fino a quest'ora. La sessione conclusiva per reintrodurre un po' le questioni che sono state anche sviluppate all'interno del rapporto è uno dei temi che da un po' di anni trovano uno spazio importante nel rapporto del centro di ricerca sui consumi di suolo, perché è guardare un cosa succede a livello legislativo, che cosa si sta facendo e quali sono le priorità che si riescono a praticare attraverso anche piani, esperienze di progetto per provare a contenere il consumo di suolo. Anche quest'anno la sezione sui quadri normativi e sulle priorità per il governo del territorio ha dei contributi importanti, perché, come sapete, ne abbiamo parlato già nella mattinata, abbiamo una proposta di legge a livello nazionale che giace, e speriamo che però riesca ad arrivare in fondo, che giace al Senato, e però anche molte regioni hanno in questi anni approvato delle leggi settoriali, specifiche o organiche per il governo del territorio, nei quali il tema del contenimento del consumo di suolo è un tema centrale e importante. Io proverò a riflettere su alcuni aspetti della legge lombarda, proprio per lasciare poi e provare a confrontarmi anche con gli altri relatori di questa sessione, che probabilmente invece rifletteranno su alcuni contesti territoriali e regionali diversi. La domanda che da cui vorrei partire, che ho usato anche insieme a Damiano Di Simine nel titolare il nostro contributo quest'anno nel rapporto, è una domanda retorica, un po' provocatoria: serve veramente una legge per contenere, per governare il consumo di suolo, oppure è sufficiente una buona pianificazione, è sufficiente mettere al centro del progetto dei margini, dei contorni, come ci hanno raccontato le esperienze di pianificazione paesaggistica, cioè portare alcuni temi nuovi, l'approccio ai servizi ecosistemici all'interno della pianificazione? Sciolgo subito questa domanda retorica, nel senso che io penso che serva una legge, sicuramente una legge quadro di livello nazionale. Il disegno di legge, con alcune criticità che ho già segnalato nel passato, sulle definizioni, forse qualche punto di debolezza l'abbiamo già messo in evidenza, cioè sulla differenza tra impermeabilizzazione dei suoli e consumo di suolo. È un aspetto, dicevo già stamattina, non irrilevante nel momento in cui si deve utilizzare, come dire, una misurazione, un monitoraggio dei processi di impermeabilizzazione o di land take, cioè di urbanizzazione, come elemento poi per misurare l'efficacia e la qualità delle politiche. Serve sicuramente però che questa legge, a mio parere, venga approvata anche per mettere un po' di ordine in quanto sta succedendo, è successo all'interno della legislazione, le diverse legislazioni regionali, che hanno scelto modi differenti, molto differenti, per affrontare il tema del contenimento del consumo di suolo, da misure più regolative, più limitative di alcuni fenomeni, come direi ha fatto la Regione Toscana, ponendo con chiarezza un margine, un confine tra il tessuto urbano consolidato, potremmo dire, cioè tra la città e tra i perimetri urbani, e ciò che invece può avvenire o non deve più avvenire al di fuori di questo perimetro, e invece una logica molto diversa, che è quella che ha scelto la Regione Lombardia, che è prevalentemente di carattere quantitativo, cioè fissare delle soglie di riduzione del consumo di suolo attraverso una legge, la legge 31 del 2014, che ha molti elementi di senz'altro di debolezza. Allora,
alcune notazioni sui caratteri di questa legge. Una legge che è stata approvata 3 anni fa, quasi poco meno, nel dicembre del 2014, e che, dicevo, introduce un meccanismo di controllo del consumo di suolo di carattere quantitativo, cioè lasciando al piano territoriale regionale la definizione di soglie quantitative di quanto suolo può essere consumato. Quindi il PTR, come strumento di pianificazione, si fa carico di definire queste soglie, che poi dovevano essere, dico dovevano perché ancora questo non è avvenuto, il PTR è stato solamente da poche settimane adottato, dovevano essere poi distribuite attraverso gli strumenti di pianificazione di scala inferiore, piani provinciali, piano territoriale città metropolitana, fino ai PGT. PGT che in Lombardia, anche questa è una riflessione che è già stata fatta, hanno una quantità di previsioni non attuate, sono tutti strumenti molto giovani, perché la legge di governo del territorio lombardo è una legge del 2005, i piani si sono cominciati a fare quindi dal 2007 in poi, e quindi sono piani piuttosto recenti, in gran parte non attuati, non realizzati. E in effetti dentro i PGT lombardi ci sono circa 50.000 ettari di previsioni che consumerebbero, qualora venissero attuate, dei suoli agricoli, dei suoli liberi, e che quindi consumerebbero suolo. Allora ci si sarebbe aspettato che una legge che ha come ratio, cioè come obiettivo, quello di contenere il consumo di suolo, avesse subito permesso di andare in riduzione di queste previsioni, o quantomeno avesse cercato di fermare, diciamo così, le bocce, per evitare che nel frattempo, nel tempo necessario per dare attuazione al meccanismo di distribuzione delle quote, ecco, che nel frattempo si portassero avanti delle operazioni di trasformazione dei suoli. Così non è stato, nel senso che la legge invece tutelava le previsioni, in questo è molto diversa dalla legge nazionale, dalla proposta di legge nazionale, dove invece nel periodo di moratoria si blocca tutto, salvo poi lasciare, diciamo così, la possibilità di attuare ciò che è già in istruttoria, con qualche, anche in questo caso, piccola ambiguità. Però diciamo che è molto diverso l'approccio. Invece nella legge lombarda si dice: i privati di suoli sui quali esistono delle previsioni, delle possibilità non conformative, non dimentichiamolo, sono nel documento di piano, cioè uno strumento che non conforma i suoli, hanno la possibilità per un periodo di 30 mesi di dare attuazione a queste previsioni. Quindi in questo tempo i comuni non possono ridurre queste previsioni, se lo fanno, lo fanno a rischio di andare contro dei ricorsi, e così è avvenuto in situazioni fino alle più eclatanti, come nel caso del comune di Brescia, che tagliando alcune previsioni importanti si è visto fare ricorso dai proprietari dei suoli, che hanno vinto ovviamente il ricorso al TAR, anche se adesso la procedura è riaperta, si è andato al Consiglio di Stato. Questo aspetto è stato uno dei problemi. Quindi abbiamo una legge che ha come obiettivo di contenere il consumo di suolo, che in realtà non ha ancora portato nessun risultato tangibile, perché il PTR non è stato appunto adottato, non è stato approvato, e quindi tutte le possibili ricadute di queste riduzioni, soglie di contenimento, non si sono ancora viste. Nel frattempo però è successa un'altra cosa che lascio come considerazione più generale, cioè che la legge, questo periodo di moratoria è scaduto da poche settimane, il 2 giugno, e quindi la Regione ha dovuto intervenire per evitare che si aprisse un vuoto all'interno dei contenuti legislativi, e nel rimediare a questo vuoto ha fatto forse un danno peggiore rispetto a quello previsto dalla legge stessa. Cioè ha dato, da un lato, e questo è certamente un dato positivo, finalmente la possibilità ai comuni di agire anche in riduzione, quindi di cominciare a ridurre quelle previsioni così ampie che erano contenute nei loro PGT. Nel far questo però, nel ridare quindi una, diciamo, sovranità alla pianificazione comunale, ha messo in moto un meccanismo della legge 31 che sarebbe dovuto entrare in vigore solamente una volta che i comuni avessero tagliato quelle quote previste dal PTR. Perché questo processo è un po'
complicato, un po' anche difficile da capire operativamente. Beh, perché in un articolo di questa legge dice che il consumo di suolo si misura, diciamo così, rispetto al bilancio ecologico. Se il bilancio ecologico è inferiore a zero, non c'è consumo di suolo. Il bilancio ecologico è fatto come differenza tra i suoli agricoli che vengono urbanizzati per la prima volta e i suoli urbanizzabili o urbanizzati che vengono riportati ad essere destinati a funzioni agricole o naturali. Nel caso in cui appunto questo bilancio risultasse inferiore a zero, non c'è consumo di suolo. Il suolo urbanizzabile nell'articolo 2 non fa dunque consumo di suolo. L'idea della legge era che urbanizzabile rimanesse solamente ciò che, una volta tagliate le soglie del PTR, rimaneva, diciamo così, nelle previsioni dei PGT. In questo modo, cioè riaprendo la possibilità dei PGT di pianificare, diventa tutto urbanizzabile, le previsioni residue. E a questo punto nei PGT non esiste più consumo, esisterà nuovo consumo nei prossimi anni. Allora, per farla breve, visto allora, la questione è: una legge forse come questa lombarda non ha senso, nel senso che non aggiunge nessun tipo di strumento alla pianificazione urbanistica che voglia effettivamente ridurre le previsioni di consumo di suolo. Manca una dimensione completamente nella legge, una dimensione di tipo qualitativo. Non si parla sempre di quantità di suoli, ma non si ragiona su quegli aspetti che invece sono stati oggi richiamati varie volte, sulle diversità dei suoli quando questi vengano consumati, perché perdiamo funzionalità ecosistemiche, perdiamo servizi. E dunque i rimedi che a queste trasformazioni vanno portati sono rimedi che devono essere di natura diversa, mitigativi, compensativi talvolta, o di tipo esplicitamente progettuale, nel momento in cui serve ricostruire paesaggi che vengono modificati o che vengono cambiati. Allora, in questo senso penso che le leggi regionali abbiano bisogno di essere rimesse in coerenza da una legge nazionale che introduca alcuni elementi utili per intervenire. Certamente la pianificazione paesaggistica, oggi i casi che sono stati portati lo dimostrano, costituisce uno strumento di pianificazione già molto forte nel poter condizionare le previsioni di nuova urbanizzazione e di antropizzazione. Anche sul piano paesaggistico lombardo abbiamo provato, come raccontava prima Stefano Salata, ad introdurre degli elementi valutativi legati alle componenti ecosistemiche e alla costruzione della rete verde, proprio per aiutare, diciamo così, la logica quantitativa, appoggiare la logica per ora solamente quantitativa invece ad una dimensione qualitativa nel verificare l'ammissibilità o meno di alcune trasformazioni. Però, ripeto e concludo, penso che una legge nazionale sia quanto mai necessaria, non solo per uno dei temi che sono stati spesso ricordati in questi mesi, perché ha dentro la possibilità di riportare, anzi l'opportunità di riportare gli oneri di urbanizzazione, che sono state una delle cause non irrilevanti dei processi di consumo di suolo in questi ultimi anni, dove le risorse dei comuni erano assai risicate, dove i comuni spesso usavano gli oneri per fare cassa. Ma perché potrebbe, e ahimè però questo tema non c'è nella legge nazionale, dovrebbe introdurre quei temi di fiscalità di cui oggi si è detto, che le esperienze degli altri paesi europei ci insegnano a essere uno strumento che, insieme ad altri, insieme agli strumenti di pianificazione, insieme agli strumenti di regolazione degli usi del suolo, hanno molta forza nel disincentivare quelle politiche, quelle pressioni urbanizzative che ancora oggi sono fondamentalmente dovute alle pressioni della rendita urbana. Lo dicevamo anche stamattina: quando un suolo agricolo diventa edificabile, il valore di quel suolo cresce per una semplice scelta, responsabilità di pianificazione, senza che quell'utile che si genera venga riportato, se non in minima parte, alla collettività. Allora, intervenire, tassare le previsioni di urbanizzazione dei suoli liberi è una, per quanto la tassazione sia forse impopolare nel nostro paese, è uno strumento assai utile per rendere meno interessante lo sviluppo sulle aree libere e per riportare invece l'attenzione sulla questione che è fondamentale, invece l'altra faccia della medaglia fondamentale, che è quello della rigenerazione, cioè del lavorare sul costruito. Allora, chiudo
solo dicendo che c'è, non per non parlare solo male come mi rinfacciano alcuni della regione, della legge 31, c'è un elemento importante nella legge 31, un po' sottovalutato, che è la carta del consumo di suolo, che è una carta che prova a guardare, ad aiutare la pianificazione attraverso una lettura della qualità dei suoli urbani, da un lato, anche secondo un approccio di funzionalità multisistemica, e dall'altra chiede ai comuni di fare una mappatura, un aggiornamento del patrimonio dismesso e sottoutilizzato presente all'interno del comune. Questo è un dato fondamentale, perché anche qui in altri paesi, nella Gran Bretagna ad esempio, si dice che non si può fare nuovo consumo di suolo sino a che non si è recuperato una quota rilevante, il 70% del patrimonio dismesso. Però per poter dire queste cose bisogna conoscere qual è l'entità e le condizioni, che non sono sempre uguali e sempre trattabili allo stesso modo, del dismesso esistente. Grazie.